fanno tutti, no? Cioè, come l'hai vissuta questa cosa? Perché poi immagino sia successo abbastanza in fretta. Sì, Cioè, da abbastanza in che fretta. eri Infatti, quando ho anonima. detto la prima parolaccia in televisione, hai fatto, ho detto: vabbè, con questo abbiamo terminato la mia carriera, è finita. Invece, Invece è decollata. invece Sì. Senti, e con tuo marito, con Alberto Salerno, hai lavorato per anni alla discografia, ma c'è anche scritto un libro insieme che si intitola Il primo anno va male, tutti gli altri sempre peggio, che è un perché il titolo che matrimonio trovo non è che veramente. Sì, lo ma diceva suo padre. questo libro poi, io te lo dico perché l'hai scritto con lui, dici che racconti che, insomma, che Salerno ti ha tradito. Sì, se Dio vuole. Sì, nel Ah, senso ok, è pensavo stato di. così, fino in fondo al Vabbè, adesso marciapiede. magari a Salerno ancora, che ne, cioè, No, magari povero era. Salerno, anche lui è arrivato. Vabbè, ma come l'hai sgamato? L'ho sgamato perché, cioè, era andato in un albergo, si era fatto fare la fattura. Ah, gli hai trovato la fattura? Sì, Ah, no, poverino, ma dico, ma vabbè. scusa, ma volevi scaricare? Ma ci può essere più stupidi di così? Voglio In detrazione la camera d'albergo. dire. Come si fa? Uno che fa una roba così a me mi fa ridere, perché scusa, ma come si fa? E quindi dove gliel'hai trovata? C'aveva nella No, ce giacca. l'aveva sulla sua scrivania in ufficio, per cui gliel'ho Ah, in scomodato. Sì, è ufficio. troppo forte. Perché lui è proprio per privo di olio. O voleva farmelo cassapere, poi beh, non lo so. So La che uno che va psicologia. a fare un'avventura e che si fa fare la fattura, secondo me è geniale, è proprio un pirla. E quindi che gli hai detto? L'ho Guarda, trattato Salerno, ho malissimo, trovato sta roba. poverino. Lui ha provato a negare? No, Ha è subito stato. ammesso. Mi ha fatto troppo ridere, è stata una cosa, e alla fine cosa vuoi? Sì, l'ho un po' sgridato, ho tenuto un po' il muso per un po' di giorni, cioè poi che palle. Quindi tradimento si perdona, un Ma sì, tradimento. ma anche due, ma chi se ne frega? Mandi tutto al monte un matrimonio che funziona? Dai, siamo No. seri. No, ma io sono d'accordo con te, che Dai. però. Voglio dire, certo, se si fosse ripetuta poi altre, ma dopo si è preso una tale paura perché io gli ho fatto un po' di, l'ho tenuto un bello un po' sulla Sulla piastra, griglia, sulla piastra. però basta. Ma tu gli hai chiesto perché ti ha tradito? Ma va, ma perché? Non gli hai detto Ma niente. perché l'ha tradito? Perché ha visto una bella gnocca che ci stava, perché Cioè. non doveva tradire, poveretto. Adesso parliamo No, questa onestamente. visione ultra progressista, Ma no, beh, no, però povero. bella, cioè. Dai. Ma tu sei romantica? Beh, non Non troppissimo, proprio. no. Sono molto realista. Ok, quindi non ti prendi dei momenti, cioè, tramonta forte con Salerno. No, può Succede. accadere per carità adesso, però non è che dura tutta la sera il tramonto, perché due maroni, cioè sono un po' più essenziale, Sì. se mi piace la realtà. Sì, sono molto E secondo realista. te il sesso quanto è importante in una relazione che Cosa? il sesso, in una relazione che deve durare, si spera, insomma, tutta la Beh, se vita. fino a un certo punto va bene, dopo che sesso fai? La fa ridere. Sì, vabbè, sì, una certa, però dopo un bel No, po', beh, secondo certo, dopo un po', te. certo. Ma contano tante cose, conta quello, conta l'amore, conta il rispetto, conta. Io credo che Salerno sia un uomo intelligente, per cui già questo è un vantaggio. Cioè, contano tante cose in un matrimonio, la comprensione, sopportare un po', perché insomma bisogna un po'. Invecchiare ti fa paura un po'? Ma quando ci penso sì, un po', perché capisci che sei prossimo, insomma, quanti anni rimarranno, come puoi fare i conti molto più facilmente di prima, capito? Questo un po' ti spaventa, perché sei, sai, quando avevi 80 anni, dici, vabbè, bene che va, 83, 84, 85, 86, insomma, lo pensi, sì, certo. E preghi, sei una che prega? Sì, recito il rosario tutti i Ah, giorni, reciti il che mi dà... rosario.